Taranto, Bari e Francavilla Foggia, cresce l'attesa per i derby di Serie C in programma domani e senza le tifoserie ospiti alla nuova Arredo Arena. C'è in palio una fetta di playoff. Basket, vigilia di campionato per l'Eppi Casa Brindisi che domani se la vedrà contro Treviso per l'anticipo pre-pasquale. L'obiettivo è rialzare immediatamente la testa dopo il KO di Venezia. Il Cerignola batte anche il Francavilla e allunga più 14 sul secondo posto a 5 giornate dalla fine. La festa Serie C si avvicina. Cade il Brindisi in casa contro la Casertana e Lavello espugna Bitonto. Colpo Nardò a rotonda. Buon pomeriggio e ben ritrovati con la pagina sportiva di Antenna Sud. Come avete ascoltato nei titoli, è un weekend di derby. Partiamo da Taranto Bari, partiamo dai biancorossi perché arriveranno alla sfida dello Iacovone con qualche dubbio in difesa. In uno Iacovone è tutto esaurito, il Bari cercherà di continuare la sua striscia positiva e di regalare un'altra gioia ai tifosi. La formazione biancorossa, che non prende gol da 518 minuti, è attesa dalla sfida esterna contro il Taranto in una città che ha sete di vincere il derby. Farà di tutto per non permetterglielo la formazione di Michele Mignani, 74 punti in classifica, che punta a quota 80, ma per raggiungerla bisognerà vincere la prossima e quella contro il Palermo. Nel probabile 11 non ci sono stravolgimenti, tranne l'assenza per squalifica del difensore Emanuele Terranova. In porta dovrebbe andare Pierluigi Frattali, in difesa assieme a Capitan Di Cesare, uno tra Gigliotti e Celiento. Pucino si è operato al ginocchio, quindi sulla destra ci sarà Belli, con Ricci a sinistra. A centrocampo, assieme a Maite e Maiello, uno tra Derrico e Scavone, mentre Bagar per il ruolo di trequartista. Malamo, Citro e Galano si contendono una maglia alle spalle delle due punte, che dovrebbero essere Antenucci e Chedira. E dall'altra parte c'è un Taranto sicuramente più tranquillo dopo aver conquistato la salvezza. La terza però non si accontenta. Ci approcciamo a giocarci questa partita contro il Bari in un palcoscenico bellissimo, ma di questo sicuramente non avevo dubbi, perché l'amore, l'affetto e tutte le dimostrazioni che i tifosi tarantini hanno dimostrato per la propria squadra in questi due anni miei qui a Taranto è stata sempre tanta, e sapevo che in questa partita saremmo arrivati con il pienone allo stadio, e di questo sono contento, perché alla fine approcciamo anche la partita con entrambe le squadre che hanno raggiunto il proprio obiettivo, quindi sicuramente sarà una bella giornata di sport e ce la dovremo godere tutti. Leggevo oggi anche un post sui social dove in effetti tanti ragazzi, questo è per loro il primo derby, e quindi dobbiamo anche noi con il nostro approccio, la nostra mentalità, far capire quanto è importante questa partita in campo per questi ragazzi, perché sicuramente genitori, parenti, amici gli avranno sicuramente fatto capire quanto è importante questa partita, ma adesso aspetta a noi per dimostrare anche che per noi è una partita che dice tanto, che vale tanto, e allo stesso tempo ce la dobbiamo giocare sicuramente a mille. Da parte nostra daremo il massimo e lo faremo anche soprattutto per questi ragazzi che si approcciano al loro primo derby. Dalla terza a Zeman, dal Taranto al Foggia, che domani affronterà la Virtus Francavilla proprio alla nuova Arredo Arena. Allora andiamo ad ascoltare le parole del tecnico Boemo. Scenderà in campo senza il bomber Ferrante, molto probabilmente senza il difensore Di Pasquale. Il Foggia impegnato alla nuova Arredo Arena contro la Virtus Francavilla in una gara che trasmetteremo in diretta in esclusiva in chiaro su Antenna Sud al canale 14. Zdenek Zeman nella conferenza stampa prepartita si è fermato anche a parlare di quanto accaduto nella gara contro il Catanzaro. È sicuramente un episodio brutto, non solo per Calcio Foggia, ma per tutto Foggia, visto che Foggia non ha sta questa immagine che è una bella città dove si vive tranquilli, ma succede anche nelle altre città che sono più evolute. Purtroppo è successo, io però devo ringraziare i tifosi che ci hanno cercato di fare anche su 5-1 la partita. Poi è successa questione di rigore, penso che lì sono saltati i nervi a tutti. È spiacevole, è da condannare, è successo e speriamo che non succederà mai più. Vabbè, bisogna rendersi conto che noi dobbiamo fare ancora punti in queste due partite, poi
ragazzi sicuramente non sono rimasti contenti, visto che si sentivano al sicuro, erano playoff facili, ora devono cambiare, devono di nuovo ricominciare a dare tutto quello che hanno in queste due partite. Discorso differente non c'è ancora. Di Pasquale c'è, ma non c'è. Nel senso che io l'ho convocato, ma lui accusa dolore. Quindi valutazione li faccio domani. Ultima in casa invece per la Virtus Francavilla, prima ovviamente dei playoff. Taurino ancora una volta con scelte obbligate, uomini contati. 7 partite senza vincere alla Virtus Francavilla in questa stagione non era mai successo e in un certo senso i tifosi si augurano il momento sfortunato e delicato sia finito qui, che i biancazzurri possano trovare il riscatto interiore tra Foggia e US Abia per arrivare poi ai playoff carichi a 1000 con la testa libera e con grande voglia di essere la mina vagante della fase finale contro il Foggia di Zeman, con il Boemo alla sua prima presenza alla nuova Arredo Arena. Tornano a disposizione Miceli e Franco dopo aver messo alle spalle il turno di squalifica. Ingrosso dovrebbe essere pienamente recuperato e riprenderà il proprio posto a sinistra, con Carella a destra al posto di Pierno, che deve ancora scontare una giornata di stop. In attacco, invece, tutto lascia pensare al tridente pesante. Taurino, infatti, si affiderà al trio Maiorino-Perez-Patierno, con quest'ultimo che torna dal primo minuto dopo essere partito dalla panchina contro la Turris. Calcio d'inizio, domani alle ore 17:30, di fatto l'ultima della stagione regolare in casa per la Virtus Francavilla, che al netto delle ultime 7 giornate senza vincere, merita applausi per una stagione che ha fatto sognare una città intera. E il Monopoli invece, già proiettato al match contro il Latina, in conferenza stampa ha parlato il vice di Colombo, Losacco. Ritrova i due portieri, ma forse perde Mister Colombo a causa di un virus intestinale, il Monopoli, che sarà impegnato sul campo del Latina. In conferenza stampa l'allenatore in seconda, Losacco, che è tornato sul meno 6 in classifica dopo l'esclusione del Catania e spera che la rabbia possa trasformarsi in energia positiva. È un qualcosa che ci ha ferito, però abbiamo il dovere di ricompattare tutto e di ottenere da domani il massimo. E quindi, ripeto, per quanto sia un discorso che ha più spiegazioni, dal lato nostro non vediamo l'ora di ripartire, perché dimostreremo sul campo di valere la posizione che al momento non abbiamo. Abbiamo rabbia, speriamo che sia costruttiva per far sì che, ripeto, sin da domani la squadra possa fare il massimo anche a livello di prestazione, che nelle ultime due gare, per un motivo o per l'altro, non sono state all'altezza di quello che è stato il percorso del Monopoli. Domani noi abbiamo un obiettivo, è quello di far punti, è quello anche di possibilmente di farli con una prestazione buona. Poi per quanto riguarda da qui al futuro, ripeto, forse questa penalizzazione che ci siamo trovati ingiustamente potrebbe essere una scintilla che ci permette di ambire e come dire, trasformare la rabbia in prestazioni convincenti. Per l'Andria invece c'è l'esame Monterosi, andiamo a sentire allora le ultime di formazione con Di Bari, che dovrebbe avere tutto il gruppo a disposizione. Quanti brividi mi dai? È una delle frasi che i tifosi della Fidelis intonano durante l'inno ufficiale, e in effetti essere tifosi andriese vuol dire vivere sempre in un'altalena di emozioni. Se il Bari ha centrato la Serie B, Monopoli e Francavilla sono certi di disputare i playoff, quasi certo il Foggia, mentre il Taranto ha festeggiato la salvezza aritmetica, l'unica pugliese in attesa del suo verdetto è proprio la squadra di Vito Di Bari, che al degli Olivi ospiterà il lanciatissimo Monterosi, a nostro avviso la vera sorpresa del campionato, una matricola che è arrivata dalle ceneri del dilettantismo e, settimana dopo settimana, si è accomodata nel salotto delle grandi del girone C, grazie anche all'abilità di Leonardo Menichini. Il caso Catania, paradossalmente, ha fatto guadagnare una posizione in classifica a Casoli e compagni, che devono cercare di conservare il terzultimo posto per giocarsi la sfida decisiva contro la Paganese in casa.
Tornando alla sfida delle prossime ore, la buona notizia è che l'infermeria si è completamente svuotata e che sul taccuino del giudice sportivo non compare nessun tesserato andriese. Tutti a disposizione, compreso Di Piazza, in una gara dove il fattore degli Ulivi deve necessariamente fare la differenza. Proviamo ad ipotizzare la formazione anti-Monterosi. Saracco tra i pali, Benvenga, Monterisi, Alcibiade e Nunzella in difesa, Urso, Risolo, interditori, Ciotti, Casoli, Bubas, rifinitori, Di Piazza, prima punta. Fischio d'inizio alle 17.30. E apriamo per qualche istante la pagina dedicata al basket. Treviso Brindisi, l'anticipo pre-pasquale. Domani l'Epicasa va a caccia del riscatto. Terza ed ultima gara esterna consecutiva per la Epicasa Brindisi, che dopo le sfide con Trento e Venezia, sabato sera sarà di scena a Treviso contro la Nutri Bullet. La formazione veneta, con l'arrivo del nuovo allenatore Marcello Nicola, chiamato a sostituire l'esonerato Max Menetti, ha vinto la partita con Varese, mentre ha perso, nel recupero della prima giornata di ritorno, il match con la Dinamo Sassari. Roster giovane che ha nella guardia lituana Thomas Dimsa, il miglior marcatore con 12 punti di media partita. Reparto esterni molto interessante, a cominciare da Giordano Bortolani, giocatore che può essere utilizzato sia da play che da numero 2, fisico esplosivo e discrete percentuali al tiro, 42% dal perimetro e 39% dall'arco. In cabina di regia, coach Nicola può fare affidamento sul folletto Russell, atleta che sfiora il 1,80 m, ma senza paura riesce a sfidare in uno contro uno sia i pari ruolo che gli avversari più alti. Pivot titolare Harry Sims, un lungo che viaggia in stagione col 49% da 2 ed il 45% dalla linea dei tre punti. Parte spesso dalla panchina Sokolowski, guardia ala, lenta contro la difesa uomo, ma se lasciato libero, piedi a terra può fare male dai 6 ai 75. Schierato sempre nel quintetto base, Nicola Achele, un numero 4 dotato di un ottimo atletismo e 61% nelle conclusioni dalla media. Entrano quasi sempre a gara iniziata i due veterani del gruppo, Matteo Imbro e Matteo Chillo, play e pivot. Molto tecnico ed è uno specialista da tre punti, il primo, un gregario, un operaio e lungo. Per quanto riguarda la New Basket Brindisi, coach Vitucci dovrà rinunciare sempre ai tre infortunati, Edian, Udom e Clark. Nel palaverde, palla in 2 ore 20 e 45, arbitri Alessandro Martolini, Danny Borgioni e Andrea Valzani. Lecce in campo invece a Pasquetta, oltre 700 tifosi che hanno già in mano il biglietto per raggiungere Reggio Calabria. Intanto buone notizie per Baroni, che ha tutti gli effettivi a disposizione. Saranno chilometri d'amore quelli che percorreranno i quasi 1000 tifosi di Fede Giallorossa, che hanno scelto di trascorrere la Pasquetta in modo diverso. Più di qualcuno, quando ha visto questo calendario, ha potuto esclamare con certezza alla fatidica domanda: cosa fai a Pasquetta? Segui Lecce a Reggio Calabria. Un modo semplice e ricco d'orgoglio per togliersi a tutti gli impicci che questo giorno così atteso e particolare riesce comunque a creare. Saranno 700 coloro che potranno rispondere così alla consueta domanda di questi giorni. L'ultima volta che Lecce è sceso in campo nel giorno del lunedì dell'Angelo è stata nella stagione 2018-19. La squadra di Riverani si impose grazie ai gol di Falco e Lamantia, Alcuri, di Perugia. Una vittoria che lanciò il Lecce verso la massima sede, quella di Reggio, sembra essere un'occasione da non perdere e in 700 hanno già scelto che fare a Pasquetta, così come i giocatori giallorossi. Baroni può sorridere perché nel weekend pasquale nell'uovo ha trovato la salute e la sua squadra, tutti gli effettivi sono a disposizione infatti per la sfida di Reggio Calabria. Il Cerignola vince 1-0 a Francavilla Insigni, pensa già ormai alla Serie C, basta un gol nel primo tempo per volare a più 14 sui Lucani, vediamo. La Serie C adesso è solo da ufficializzare, questione di forma, non di sostanza per il Cerignola, che lo storico traguardo della promozione in Lega Pro lo taglia a braccia alzate per distacco rispetto alle dirette concorrenti. La vittoria contro il Francavilla nel turno pre-pasquale sancisce la fine dei giochi, anche se la festa vera e propria si svolgerà il 24 aprile al Monterisi contro il Bitonto. Questione di forma appunto per una squadra che colleziona la quinta vittoria di fila dopo la sosta e per la quarta volta in 5 gare non subisce gol. Vince di corto muso la formazione di Michele Pazienza con il sigillo di Botta al tramonto della prima frazione su assist di Giacomarro.
Il Francavilla di Nicola Ragno giocava alla pari per tutto il primo tempo, anche se il colpo di testa di Ferrante è ordinaria amministrazione per Trezza ed è di fatto l'unica vera occasione creata nei 45 minuti. Lo cerca il pareggio, la formazione di casa, con un avvio di ripresa più convincente. Al quinto il colpo di testa di Cristallo si stampa sulla traversa e subito dopo il quarto d'ora con il tentativo di Ganci che finisce alto. Il Cerignola risponde con Tascone al minuto 21, Prisco è attento, dall'altra parte Vitiello a negare il gol del pareggio sulla conclusione al volo di Nolè. E il capitano del Francavilla firma anche l'ultimo tentativo al 41esimo con la palla alta sulla traversa. La festa al triplice fischio è tutta del Cerignola, con la Serie C in tasca si prepara a celebrare anche in maniera formale la vittoria del campionato. E il Brindisi invece cade in casa dopo due mesi, la casertana vince 3-2 nel segno di Favetta. Una gara bella e divertente quella tra Brindisi e Casertana, con la formazione campana che sfrutta gli episodi del finale e rimonta il vantaggio del Brindisi maturato prima nel primo tempo con Meneses e poi nella ripresa con Silvestro. Parte bene la formazione ospite che al terzo minuto prova un tiro dal limite di Mansurco e termina sul fondo. Il Brindisi col passare dei minuti inizia a guadagnare metri e si rende pericoloso al 21esimo con un tiro a girare di Silvestro e prontissimo caro tenuto alla deviazione in corner. Sugli sviluppi del calcio d'angolo è Meneses a trovare l'ennesima deviazione vincente che vale l'1-0 brindisino. La casertana reagisce al 37esimo, cross dalla sinistra, deviazione di Favetta, sfera che termina sul fondo. Il pareggio arriva un minuto più tardi, inserimento di Feola che taglia la difesa brindisina, supera Cavalli e deposita la sfera in rete. Nella ripresa più Brindisi che Casertana, all'ottavo e Silvestro sul secondo palo a mettere la sfera a terra e trovare il diagonale vincente che vale il 2-1. È ancora il numero 6 brindisino a poter trovare anche la terza marcatura sfruttando un passaggio sbagliato della difesa campana. Il tiro di Silvestro è deviato ancora da un attento caro tenuto. Nel finale di gara si accende il match al 22esimo, ci prova Favetta dal limite, Cavalli devia sulla traversa, 29esimo fallo di Morleo, calcio di rigore per la casertana, Favetta dal dischetto non sbaglia per il 2-2. Nel finale il Brindisi resta in 10 uomini, espulsione al 34esimo di Meneses, doppio giallo per lui e Brindisi in 10 uomini. I campani ne approfittano ed è una splendida rete quella di Favetta al 42esimo con un'azione personale, entra in aria e infila la sfera nell'incrocio dei pali alla sinistra di Cavalli che vale la vittoria per la casertana. Il Brindisi adesso deve tornare a guardarsi le spalle nella lotta salvezza sempre più intensa. E nonostante il KO comunque soddisfatto il tecnico del Brindisi di Costanzo, e allora lo andiamo ad ascoltare. Mister, sicuramente una gara particolare, sicuramente bella anche giocata a viso aperto dalle due formazioni, il rammarico di essere andati due volte in vantaggio e poi quegli episodi finali che hanno condizionato il risultato. Proprio così, io ho fatto i complimenti ai ragazzi paradossalmente perché questa forse è stata una delle migliori partite sia per l'intensità che abbiamo dato in certi momenti della partita sia per qualità di gioco. Abbiamo peccato un pochino forse di presunzione perché ci siamo sentiti talmente squadra che abbiamo concesso qualcosina a questi avversari che hanno giocatori di grande qualità, era una squadra, non dimentichiamo, costruita per vincere il campionato, quindi con a disposizione dei giocatori che possono veramente fare la differenza. Qualche ingenuità che ci è costata cara naturalmente come in occasione del rigore, e qualche giocata dell'avversario appunto come dicevo prima che ha fatto la differenza, e poi c'è stata anche l'espulsione, siamo rimasti in 10, purtroppo la seconda ammonizione non era preventivabile perché è stato un fallo in condizioni di ritardo rispetto all'avversario. Insomma, oggi gli episodi ci sono girati contro, ma rimane una prestazione, devo dire, che se pensiamo a qualche mese fa non avremmo mai immaginato. Blitz salvezza del Nardò che batte 5-2 il Rotonda, vediamo.
Serviva una prestazione così a Nardò, serviva dopo una settimana turbolenta, ma soprattutto c'era bisogno dei tre punti per alimentare il sogno salvezza. Pronti via il Nardò, contro il Lavello si porta subito in vantaggio sugli sviluppi di un calcio di punizione e Cristaldi si fa trovare pronto sul secondo palo e firma il vantaggio Granata. Passano appena 15 minuti, il Toro raddoppia direttamente da calcio d'angolo con Romeo che beffa il portiere lucano, che nell'occasione non è perfetto. 0-2 è partita in discesa, il Nardò però è un fiume in piena, al 27esimo passa per la terza volta con il calcio di rigore che Puntoriere realizza sfondando la porta. A 2 minuti dalla sosta il numero 9 Granata di destro cala il poker, 4-0 in 45 minuti. Nella ripresa però il Rotonda ha uno scatto d'orgoglio e ci prova a rimettersi in partita e al 59esimo Ferreira realizza il gol dell'1-4 con uno splendido calcio di punizione. Sulle ali dell'entusiasmo i lucani dopo 4 minuti trovano addirittura il 2-4. Il Rotonda sembra perciò ad un passo dal rientrare in partita, ma il Nardò gela le speranze dei padroni di casa con il 5° gol che porta la firma di Cavaliere al 70esimo, che ferma il parziale sul clamoroso e rocambolesco 2-5. I Granata sono in corsa più che mai per la salvezza, che adesso dista appena 3 punti. In piena zona playoff invece il Fasano che vince 3-2 il derby pugliese contro la Team Altamura. Ancora un successo per il Fasano che supera l'Altamura in un match in cui è successo davvero di tutto. Passano 3 minuti dal fischio d'inizio ed i padroni di casa si portano subito in vantaggio. Azione individuale di Forbis che serve Corvino, quest'ultimo in sacca da distanza ravvicinata portando il Fasano in vantaggio. Il pareggio dei biancorossi arriva allo scadere del primo tempo, una sfortunata deviazione di Camarà beffa Suma sugli sviluppi di un corner e quindi un autogol dell'ex Messina a ristabilire la parità all'intervallo. La ripresa si dimostrerà ben più emozionante con i biancazzurri che al 64esimo si riporteranno in vantaggio. Cross dalla destra e fallo di Enrico su Corvino e quindi calcio di rigore per il Fasano. Dal dischetto si presenta proprio Corvino dopo il fatale errore di 5 giorni prima con il Molfetta. Questa volta l'ex Taranto e Nardò non sbaglia, siglando il 2-1. Appena 5 minuti più tardi Molinaro riesce ad avvitarsi bene in aria trovando ancora il pareggio. L'Altamura tiene testa ai padroni di casa che dal 67esimo avranno modo di gestire anche la superiorità numerica. Tazza infatti rimedia il secondo giallo di giornata dopo aver commesso fallo su Battista ed i biancorossi restano in 10. All'80esimo Corvino trova la propria tripletta personale, Battista calcia dalla distanza con il mancino e trova la respinta corta di Giuliani, il numero 10, in sacca in tapin. 3 gol per Vincenzo Corvino, 3 punti per il Fasano, che accorcia sul Bitonto, tenendo a distanza la Nocerina. Dopo 3 vittorie di fila cade l'Altamura, che interrompe la propria striscia di risultati utili consecutivi, ma resta a debita distanza dalla zona play-out. Parliamo adesso di calcio a 5, dopo altre 6 già esistenti in Italia, anche Turi adesso può fregiarsi della presenza di un centro di sviluppo territoriale di calcio a 5, tutti i dettagli nel servizio. Prosegue il percorso di sviluppo del settore giovanile e scolastico nell'ambito della crescita tecnica e formativa attraverso l'Evolution Program. In primo piano adesso c'è anche il futsal. Dopo quelli già esistenti a Roma, Maser, Catania e Torino, anche Turi può fregiarsi di un centro di sviluppo territoriale di calcio a 5. Un motivo d'orgoglio da un lato per la cittadina barese, dall'altro è il segno di un movimento emergente e con buone possibilità di crescita. Motivo di grande orgoglio, come dicevo prima al presidente, dopo delle grandi città, insomma, Turi diventa un punto di riferimento per lo sport. Questo paese ha sete di sport. È un progetto tecnico, ma anche un progetto di formazione, perché noi oltre a curare il talento, curiamo anche i futuri cittadini del nostro paese. È uno sport che diverte, uno sport che unisce, uno sport che si gioca in spazi brevi. Io domenica ho assistito alla finale entusiasmante della calcio a 5 femminile a Biceglie, dove la Stat ha perso l'ultimo secondo con il Falconara. C'erano 4.000 persone al palazzetto, al Paladolmen. I giovani coinvolti saranno pertanto affidati a degli staff qualificati e debitamente formati negli ultimi mesi dalle apposite aree di intervento, svolgendo attività tecnico-sportive ben definite. Sono orgoglioso di essere qui e di essere qui in Puglia e che quindi la Puglia sia faccia da apripista a questo che è un progetto secondo me utilissimo per cercare di rafforzare le basi di questo sport, e non c'è nulla di meglio che tentare di migliorare i giovani perché poi siano la base dello sport, siano la base del gioco.
E siamo arrivati in chiusura, grazie per essere stati in nostra compagnia e buon proseguimento sui canali di Antena Sud.